Ecco per il biglietto. Salutate. Per la cosa è una ripresa tutta. Buonasera amici di Sartano e non solo, e benvenuti alla finalissima del Memorial Oreste Angoni. Siamo arrivati, come vedete, alla nona edizione ed ho l'onore di presentarvi in questo momento, oltre che l'organizzatore, a cui va sempre un grande applauso per quello che fa ogni anno, i capitani delle squadre finaliste. Era una finale forse, Loris, un po' annunciata sulla carta, però si arriva sul campo a questa difficile partita e penso che le due squadre l'hanno meglio. Parliamo con Damiano Cesati, insomma è il secondo anno che mi pare lei disputa questa finale. Le sensazioni rispetto all'anno scorso, ecco, mi piacerebbe sapere. Le sensazioni sono sempre simili, uguali, solo che c'è, diciamo, più gusto. L'anno scorso siamo arrivati alla prima finale che abbiamo disputato assieme ai ragazzi, eravamo un po' più teso, non l'aspettavamo. Quest'anno invece, diciamo, c'è forse più l'abitudine di... No, però cioè, in un certo tal senso, visto che l'anno scorso ci è capitato di fare la finale, quest'anno diciamo che diventa per noi più facile da questo punto di vista. Francesco Intrieri invece è trascinatore, capitano, giocatore, allenatore, insomma tanti appellativi alla sua persona. Le stesse cose le chiedo: che emozione c'è, che cosa si prova ad arrivare qui questa sera? L'emozione, sono 9 anni che faccio questo torneo e ancora non mi avete messo nella squadra. Io ci spero ogni anno. Cioè, facciamo le selezioni prima. Ah, ecco. Si informi e poi... Io mi perdo quello, insomma. No, vabbè, le selezioni sono sempre belle, giocare a memoria. Nostro presidente. Infatti, bisogna ricordare, ringrazio Francesco per questo assist che mi fa, che oggi non a caso, è l'11 luglio, non a caso è stata scelta questa data. Ringrazio anche Loris perché è proprio oggi il compleanno del nostro carissimo compiando Oreste Angoni. Con i capitani, quindi, insomma, io non posso che augurarvi un grande in bocca al lupo, grazie. Anche a lei, grazie, come organizzatore. E niente, ci vediamo tra poco per la partita. Grazie. Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti alla finalissima del nono Memorial Oreste Angoni. Buonasera da Silvio Cucumo e Tonino Logullo. È sicuramente una finalissima che si preannuncia super combattuta e avvincente. Le due squadre in finale sono i Galaxy Los Angeles e il Real Santa Maria. Real Santa Maria, ricordiamo che già lo scorso anno ha vinto questo torneo, quindi è una squadra che sa bene come vincere questa competizione. Ecco i due capitani, Andrea Francesco e Damiano Cesati, che si stringono la mano. L'arbitro è Dario Fazio. Rituali di centrocampo. È tutto pronto, il pubblico è quello delle grandi occasioni. Il saluto è si parte. Allora, alla vostra destra, in divisa nero-arancio, il Real Santa Maria, che si schiera con Alessandro Greco, Demeno Cesati, Pietro Trotta, Armando Lanzillotta, Eugenio Passarelli, Giampaolo Miceli, Federico Paura, Fabrizio Miceli. Alla sinistra i Galaxy, Mantello Simone, Intrieri Francesco, Baldino Fabio, Larisa Alessandro, Priolo Marco, Modir Giuseppe, Montalto Gianfilippo e Cipolla Antonio. Minuto di raccoglimento.
si comincia, finisce il minuto di raccoglimento e si comincia. Ricordiamo che avremo l'aiuto del commento tecnico da parte di Antonio, che è qui seduto vicino a me, che tra poco vi saluterà. Anzi, ne approfitto subito per farvelo salutare. Posso chiedere a parlare? Buonasera a tutti, qui dal piccolo stadio Maera stiamo trasmettendo la partita Santa Maria Galaxy. Approfittiamo per salutare tutti i nostri concittadini emigrati, li accogliamo e li salutiamo e li aspettiamo a San Domenico che vengono e speriamo di divertirci tutti quanti questa sera, di essere una bella partita e divertirci a questa memoria. Poi aggiungo qualche altra cosa, che cosa potrei aggiungere? Potrei aggiungere un in bocca al lupo alle due squadre e a tutti quanti qui presenti, al pubblico. Come al solito sempre gentilissimo il signor Antonio, ed ecco la partita è già iniziata in maniera molto molto vibrante. Amodio cerca il destro e blocca senza difficoltà Greco, che lancia subito per Lanzillotta. Circondato cerca il lancio filtrante per Trotta, che risulta essere troppo lungo. Ricordo le immagini che state vedendo montate e registrate dall'ottima regia di Tonino Logullo, con le quali mio speciale ringraziamento. Mantello per Intrieri, Parise, che vede Amodio sempre molto mobile, ma viene chiuso molto bene da Miceli. Parise ancora per Intrieri, apre per Cipolla, che si vede costretto a ridare e ripartire da dietro. Ancora Intrieri, le due squadre sono molto molto chiuse e Lanzillotta per poco non prende la palla. Ora Passarelli chiude Amodio. Ecco ancora Lanzillotti in azione, che sembra molto molto in forma stasera. Parise per Cipolla, ma sì, questa è punizione con ammonizione, giallo, il primo giallo della partita è per Antonio Cipolla. Arriva il giallo dopo 6 minuti, quindi 6 minuti e c'è la prima ammonizione della partita. Greco prova la punizione, per poco non beffa Mantello con un palo clamoroso. Quindi al 6° minuto 0-0, ma prima emozione della partita con palo di Alessandro Greco. E con la Trotta cerca l'uno contro uno e grande risposta di Simone Mantello. La squadra di Santa Maria sembra aver preso un po' le misure alla squadra dei Galaxy, che in questo momento è chiusa nella propria metà campo, ma riparte in questo momento. Intrieri, splendido pallone, forse un po' troppo lungo per Parise, che ringrazia ma non riesce a raggiungere. Ed ecco che ancora Trotta e no, l'arbitro lo lascia giocare. No, punizione, richiama un po' all'ordine gli avversari. La punizione per i Galaxy. Cipolla apre per Parise, che prova il passaggio filtrante per Amodio, che risulta leggermente più arretrato. Greco prova a lanciare ma chiude bene Cipolla. Poi c'è un contrasto tra Michele e Intrieri. Ancora Trotta prova a liberare il sinistro, ma viene chiuso. La partita è veramente
combattutissima, grande pressing a centrocampo. Lanzillotti infatti viene a cercare fortuna dietro. È bella palla filtrante, ma risulta troppo lunga per Miceli. Simone prova a scuotere i suoi e si libera infatti in trere, per amo Dio che fa salire Parise. Cipolla, ancora Parise, in trere e si riparte. Risulta molto alto il pressing del Real Santa Maria che prova e c'è il bel guizzo di Trotta che per poco non sfiora la marcatura. Insomma, primi 10 minuti di marca Real Santa Maria, ma ora un'ottima punizione conquistata da Motivo. Intreri si incarica della battuta. Siamo al nono minuto, tra un minuto darò la linea per i primi commenti al mio collega Antonio. Proviamo Dio e la parata di Greco. Greco che fa ripartire Lanzillotta e grande uscita tempestiva di Mantello. Ora riparte Intreri, ancora Parise, parata di Greco, ancora Intreri. La partita si è accesa, veramente bellissima partita. Ancora Intreri che libera per Cipolla e di poco alto. Veramente gran bella partita. Antonio, primi commenti. Sarà di sicuro una bella partita, stiamo vedendo delle belle azioni e approfittiamo ancora di salutare tutti quelli che ci seguono da casa, sia quelli che non hanno potuto venire per mancanza di lavoro, sia per gli emigrati del nord e per quelli dell'estero soprattutto, di sentirci vicino a loro e loro vicino a noi, e spero che ci vengano a trovare. Una voglia di una, sarà una bella partita, noi non tifiamo per nessuno, siamo imparziali, siamo neutri, no? La nostra Sartana se n'è andata e quindi abbiamo il piacere delle due squadre e crediamo che sarà un bel risultato sia per l'uno che per l'altro. Concordo con l'ottima analisi sempre di Antonio. La partita, ci avviciniamo ormai al decimo minuto ed è 0-0. Era facile attendersi ora veramente grandissimo intervento di Mantello che chiude ancora Trotta, tiro e Mantello veramente che si sta confermando l'uomo in più dei Galaxy. C'è Cipurde che c'è ancora Trotta, ma viene chiuso, rimpallato da Cipolla. Partita veramente incredibile. Allora Greco era avanzato e per poco Parise non se ne accorge, recupera la palla ed ecco la palla per Intreri, ma Greco para senza problemi. Lanzillotti prende il tiro, veramente due grandi portieri comunque delle due squadre. Non a caso infatti il risultato è ancora di 0-0. Ecco Mantello che prova a servire Priolo, il nuovo neoentrato al posto di Intreri. Priolo ora gioca qui a destra, prova poi a rientrare stile Robben con il mancino. Bellissima la palla proprio per Priolo che viene chiuso in calcio d'angolo da Miceli. Siamo ormai al tredicesimo minuto e tiro cross molto pericoloso di Amodio. Ecco ora Parise che va a chiudere, mette in fallo laterale.
trotta che viene chiuso ancora una volta Parise, che sta interpretando la partita davvero mastino. Lanzillotta anche molto molto mobile, prende palla, la dà a Miceli. Miceli viene chiuso da Priolo. Ancora Miceli, sempre sfida con Priolo, prova il destro e per poco la deviazione di Cipolla non mette fuori causa Mantello. Brava Cipolla. No, metti il trofeo. La palla ora leggermente laterale e la rimessa in favore dei Galaxy. Partita veramente molto molto combattuta, forse oltre le aspettative, e c'è il gol, e c'è il gol. Amodio segna l'1-0 al 14° minuto. Veramente bellissimo gol di Amodio al 14° minuto, stupendo gol di testa, è abbastanza raro, gol di testa bellissimo. Viene ammonito nella circostanza anche Trotta, non sappiamo, forse per proteste, ma veramente gran bel gol. 1-0, i Galaxy conducono 1-0 sul Real Santa Maria. Ecco Trotta che forse è nervosito per qualche protesta, si smarca, è veramente grandissima parata, sembrava già rete, grandissima parata di Mantello, e sfiora ora Lanzillotta il pareggio. Emozioni da una parte e dall'altra, stupenda finale. Real è andato vicinissimo ed ora per poco un assist di Mandello non consente a Priolo di raddoppiare, cicca clamorosamente. Ancora Trotta e la palla giunge dopo due rimpalli a Mandello. Vai Mandello, vai! Ricordiamo, ringraziamo anche per l'aiuto ancora Tonino Logullo. Allora, bella giocata di Miceli, che forse esagera in qualche virtuosismo, e Parise con molta concretezza sradica il pallone. Mantello prova a imbeccare Amodio e comunque risulta efficace il suo rinvio. Passarelli chiude. Partita che si è sbloccata dopo lo splendido gol di Amodio, ed ora sembra che i Galaxy amministrano con più facilità. La palla è per Priolo, che ricordiamo dotato di un grandissimo tiro. Parise non riesce a mettere in moto di nuovo Amodio. Questo rimballo è ancora una volta Mantello si oppone su Lanzillotta. Ricordiamo, siamo al 17° minuto, 1-0, vediamo Dio al 14°. Allora fallo che può mettere in moto Trotta, che si era smarcato. Ancora Lanzillotta, Miceli, Lanzillotta, 1-2, tiro e di poco fuori. Bella iniziativa di Lanzillotta, che mi sembra il più in palla dei suoi. Ora cercava Cipolla, molto determinato, va a chiudere su Trotta. Passarelli per Miceli, che prova la battuta da distante, attenzione, attenzione, e la palla
grande occasione per Trotta che prova a rimettere in porta e ancora una volta Mantello si oppone. Tante le parate di Mantello finora, uno dei migliori dei suoi. Attenzione ora allo spazio per Miceli, ma si chiude il muro eretto da Cipolla e amo Dio, per poco non beffa Greco, che era stato visto fuori dai pali. Avanza Greco dalla palla, ma ancora una volta è di pochissimo fuori, grande idea di Priolo che per poco non beffa Greco. Siamo al 19° e ancora 1-0 per i Galaxy. Errore in controllo di Miceli. I Galaxy cercano ora di rifiatare, di addormentare un po' la partita. Amodio, Priolo, bella azione, Parise chiuso dal Mastino Miceli, ma ancora Priolo per Parise e ancora Miceli a chiudere. E Priolo che spezza l'azione. Cotrotta sempre tallonato dal raddoppio di Priolo. Sembra non riesca a trovare gli spazi che vorrebbe Real Santa Maria in questo momento. È rintanato nella propria metà campo i Galaxy. E ora un tiro cross di Lanzillotta che manda di poco fuori. Sono passati comunque 20 minuti, ancora la situazione di 1-0, partita veramente molto molto bella. Ora chiedo anche il commento tecnico di un minuto di questi primi 20 minuti a Torino Logullo, grande esperto di questo torneo. Signori, buonasera a tutti, stiamo assistendo a una partita abbastanza animata. Abbiamo visto finora una grande prova di Simone Mantello, che ha superato in varie occasioni, mentre un piccolo concorso di colpa per Alessandro Greco sul gol dei Galaxy. Adesso stiamo questa pressione, Alessandro si scinge a ricavare i suoi giocatori. Mantello sistema la barriera, assistiamo a questo calcio di punizione. Prende la rincorsa, uno schema, spirgola la palla, ecco, palla Simone Mantello. Ecco qua, grande iniziativa di Simone, purtroppo è andata fuori. Vi passo lì a Silvio. Grazie, Torino sempre molto puntuale nei suoi interventi. Sì. Siamo al 21°, sempre 1-0 per i Galaxy, bella la triangolazione e Lanzillotta per poco non fa il punto del pareggio. Ci sta provando, inutile negarlo, il Real Santa Maria, ma vuoi per imprecisione, vuoi per la bravura di Mantello, finora non è riuscito a segnare. Intanto è entrato Baldino Fabio in difesa, ma attenzione, si era smarcato Lanzillotta, ma ancora una volta è Mantello a dire di no. Lanzillotta prova in mezzo a due, ma viene chiuso in maniera corretta da Baldino. Ecco, chiuso Miceli da Priolo, che pretende il fallo, ma l'arbitro non è di questo avviso. Ah no, invece lo consente. Baldino che si vede pressato, fa un dribbling forse rischioso Baldino e poi guadagna con un po' di fortuna il fallo laterale. Ecco Mantello che prova, cerca e trova Amodio, passaggio un po' rischioso, ma se la cava con un po' di fortuna Baldino, che guadagna anche il fallo laterale sulla pressione di Trotta. Forse ha appoggiato male la caviglia, si tocca, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni.
Ci vuoi affinisci tu campo? Sembra nulla di grave, intanto siamo arrivati al 23esimo minuto. Ancora 1-0, conducono i Galaxy. Mantello sempre prova a imbeccare la prima punta a Modio. Ricordiamo finora il suo ottimo torneo, nonché sta decidendo la partita con un bel colpo di testa. Punizione ora sulla linea di metà campo per il Real Santa Maria. Vuole provare ancora Greco, ricordiamo dopo 6 minuti aveva colpito il palo. Ora però rischia, la porta è vuota, prova a entrare ma Passarelli va a chiudere in maniera provvidenziale. Ora Miceli per Lanzillotta, ma chiude molto molto bene Parise, onnipresente. Ancora Trotta che si smarca e trova una grande iniziativa, ma il tiro è deviato e va in calcio d'angolo. Angolo per il Real Santa Maria, prova Lanzillotta ma viene chiuso. Lanzillotta prova a vedere Trotta che si gira ma è sempre raddoppiato. Entreri ora lancia a Modio che viene nuovamente pressato da Trotta. Greco prova a far salire i suoi. E ora bellissimo, era stato il passaggio per Miceli che di testa prova a bissare, a pareggiare il gol di Amodio, ma palo nel secondo per il Real Santa Maria. Baldino, Mantello prova a lanciare in avanti ma in questo momento l'inerzia della partita vede il Real premere e i Galaxy contenere. Siamo al 26esimo, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Entreri intanto cerca di smarcarsi, guadagna un fallo laterale ma ora la palla è per Trotta, attenzione, e c'è il pareggio, una palla persa a metà campo e al 26esimo arriva il pareggio di Trotta. 1-1, bello il movimento di uscire, sinistro ad incrociare ed è il pareggio. Galaxy 1, Real Santa Maria 1. E probabilmente per quello che si è visto in questo primo tempo è il risultato più giusto. Passarelli perde palla, ora attenzione a Parise che prova un tiro cross ma arriva tardi a Modio all'appuntamento con il gol. Non tradisce le attese questa finale. Le due squadre favorite stanno pareggiando in questo primo tempo, dimostrando tutto il loro valore. Ora bella azione di 1-2, ma chiude Lanzillotta, Miceli che sbaglia il passaggio di chiusura e riparte a Modio. Ma si arriva subito all'altra parte, intervento molto rude ma efficace di Baldino. Modio prova a girare per Parise. Baldino che per poco non mette in movimento Miceli. Signore! Signor Cipolle, vai! Real Santa Maria sull'onda dell'entusiasmo prova a raddoppiare. Intanto Antonio a
Greco per Passarella, ancora Greco. Sembra che in questo momento il pareggio stia bene a tutte e due le squadre. Ora bella palla è stata data da Lanzillotta per Miceli, che non riesce a girare di testa, non era facile. Baldino per il non entrato difensore centrale Montalto Gianfilippo, la palla leggermente lunga di Mantello, ecco il Damiano Cesati, anche lui capitano appena entrato, e per poco non va a realizzare il 2-1, la chiusura ancora una volta di Mantello, che sembra il libero aggiunto alla squadra dei Galaxy. Ora bel controllo è stato tentato da Lanzillotta, chiuso da Montalto. La palla a Greco, che imposta senza essere pressato. Palla morbida, ma ancora Montalto chiude. Amodio prova a far salire la squadra, la palla per Baldino. Recupera la palla il Santa Maria, che si deve sottrarre nuovamente il pallone. In tre di per Amodio, che riparte da dietro. Mantello e vede Montalto, controllo non facile, e la palla va in fallo laterale. Siamo al 29esimo minuto, dovrebbe mancare poco alla fine di questo bellissimo primo tempo. Cesati mette in movimento Passarelli, leader della difesa nero-arancio. Mondo Greco vede il piazzamento, tende addirittura alla conclusione, tentativo dell'Italia. Montalto Intrieri ancora per Montalto, Intrieri, palla all'esterno molto bella, ma va a chiudere Greco, che prova a far ripartire i suoi, e per poco Amodio non riesce a stoppare un interessantissimo pallone, sarebbe stato solo davanti alla porta. 1-1, signori. Questa finale non sta tradendo assolutamente le attese, combattuta dal primo minuto. Siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo. Bella palla filtrando, ora Intrieri per Amodio. Amodio per Montalto, che viene chiuso da Miceli all'ultimo. No, è stato Montalto l'ultimo a toccare. Palla per Greco, che mette in movimento Lanzillotta. Sbaglia il controllo. Sbaglia il controllo, altrimenti sarebbe trovato solo davanti al Mantello. Palla ancora per Amodio, che sta ingaggiando un corpo a corpo con Passarelli. E la punizione guadagnata dal centravanti della squadra dei Galaxy. Posizione molto interessante per il destro a giro di Amodio. Infatti sembra intenzionato, cerca la conclusione diretta. Il tiro e la risposta di Greco, ancora Cipolla che non trova lo specchio della porta. Si riparte da Miceli. Miceli per Cesati, prova una conclusione con il mancino, ribattuta da Cipolla. Cesati cerca il movimento dei suoi compagni e per poco Miceli non riesce a prendere palla. Mantello va in avanti ancora a cercare la torre di Amodio. Lanzillotta sempre molto mobile, cerca il destro che esce di un soffio. Abbiamo pigliato la grappa veramente di un soffio. Bella iniziativa per Lanzillotta. I Galaxy provano a ripartire. Mantello
cipolla, con tanto che cerca il movimento di cipolla che arriva con un attimo di ritardo a, all'invito molto buono di Montalto. Mantello, ma c'è, c'è l'anticipo di Passarelli. Mantello ancora per Montalto, che vede il movimento di Cipolla, libero Entrieri che cerca il destro e... ma non trova la porta. E intanto occasionissima per i Galaxy con Amodio. Greco a chiudere, Lanzillotta dalla parte opposta e attenzione, va a chiudere Mantello, reclamano il rigore, reclamano il rigore, ma non è di questo avviso il direttore di gara Fazio. Ancora Montalto, Cipolla per Intrieri che viene chiuso, ancora Cipolla, prova il lancio, blocca senza difficoltà Greco. Veramente partita stupenda, si va da una parte all'altra, capovolgimenti di fronte repentini. Trotta, ancora lui, ricordiamo, ha segnato il pareggio. Miceli, doppio passo, il tiro e il palo, gran bella giocata di Miceli ed è il terzo palo del Real Santa Maria. Veramente bella giocata questa di Giampaolo Miceli, numero 8 della squadra Santa Maria. Ecco Mantello che prova a servire Priolo e c'è, dopo 3 minuti di recupero, fine del primo tempo con risultato di Galaxy Los Angeles 1 Real Santa Maria 1. Partita veramente stupenda, combattuta, equilibrata come da pronostico, e non c'è che dire, sta rispettando tutte le attese. Le riprese sulla partita, ricordiamo ancora una volta, fatte impeccabilmente dall'aiuto del regista Tonino Logullo, che sta ancora inquadrando. E ora tra un minuto passeremo da qui alla postazione, dove stiamo facendo la diretta proprio per parlare con il nostro ospite Antonio, che farà un'analisi di questo primo tempo e magari ci dirà, perché no, anche di più per colorare l'intervallo.